si avviano a non riscuotere il terzo stipendio, quindi una situazione di estrema gravità. I lavoratori si stanno battendo con onore per tutelare i loro diritti, però non può succedere all'interno dei grandi stabilimenti che sia concessa la possibilità di non pagare e retribuire i lavoratori. Noi siamo membri del comitato FIOM della Pirburg di Livorno e siamo venuti qui a portare solidarietà a questi lavoratori che sono senza stipendio. Per noi questo è inaccettabile. Come tutte le famiglie di questo mondo, noi abbiamo mutui, e affitti, e bollette, spese. Abbiamo dei figli, io stesso ho due figli, uno di 3 anni e mezzo e uno di 1 anno e mezzo. E non possiamo andare avanti così. La transizione ecologica, seppur necessaria, potrebbe portare dei rischi all'occupazione dell'indotto se non viene governata. Oltre al problema degli stipendi, crediamo che in un futuro prossimo, se le risposte non arriveranno, dovremmo anche qui farci notare per avere delle risposte più certe riguardo al futuro della bioraffineria. La prossima settimana ci sarà l'incontro all'ispettorato del lavoro dove speriamo di trovare delle soluzioni e stipendi per questi lavoratori. Di fatto noi chiediamo anche un anticipo della gara affinché ci sia un soggetto in grado di garantire stipendi e lavoro a questi lavoratori. I committenti speriamo intervengano direttamente con il pagamento degli stipendi. Noi con l'ENI abbiamo un'interlocuzione quasi quotidiana, speriamo di riuscire a risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Ringraziamenti ai compagni della Pirburg che sono venuti in solidarietà. Yeah.